Prima che inizi il video, ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanellina per rimanere aggiornato su ogni video che caricherò. Da oggi sarai tu a decidere l'argomento del prossimo video. Basta cliccare sulla i in sovrimpressione e votare. Coppax presenta 25 cose che non sai sul tuo corpo. Buona visione. I batteri. Ogni centimetro del nostro corpo è abitato da circa 12,6 milioni di batteri. Niente paura però, la maggior parte di questi sono innocui, addirittura ci aiutano a mantenerci in forma. Il sangue. Quasi ogni liquido del nostro corpo in una certa misura è fatto di sangue, per esempio le tue lacrime, il latte materno e il sudore. Il melanoma. Se non lo sai, i nei sono tumori benigni, che se variano di colore e dimensione, se non vai dal tuo medico, si trasformano in melanomi, che sono tumori maligni. Nelle donne è più comune che compaiano nelle gambe, mentre negli uomini nella schiena. L'acqua. In media una persona beve 75.000 litri d'acqua in tutta la sua vita. I Demodex folliculorum. Questi acari vivono nelle tue ciglia e mangiano le cellule della pelle morta. Il commotio cordis. È un arresto cardiaco che avviene quando il tuo petto viene colpito da un oggetto esterno, come per esempio una pallina da baseball o un disco da hockey. L'ombelico. L'ombelico può essere incavato e questa è la forma più comune ed è simile ad una depressione, oppure può essere pronunciato che invece è piuttosto raro perché il solco tende a fuoriuscire dalla sua cavità. Il ferro. C'è abbastanza ferro nel tuo corpo per poter riuscire a costruire un chiodo metallico della misura di 7,6 cm. Il microbiota umano. Il microbiota umano è l'insieme di microrganismi simbiotici che convivono con il tuo corpo senza danneggiarlo. La telomerasi. La telomerasi è un enzima che permette la ricostruzione dei telomeri mancanti, in modo da mantenere integri i cromosomi. Le ossa di un neonato. Quando nasciamo abbiamo 300 ossa più o meno, ma poco a poco durante il processo di crescita alcune ossa si fondono fino a raggiungere il numero di 206 ossa in totale in età adulta. Il cervello prova dolore. Impossibile perché in esso non sono presenti i recettori del dolore. Le unghie delle mani. Le unghie delle mani crescono 4 volte più in fretta di quelle dei piedi, questo perché le unghie più vengono usate, più crescono velocemente. I capelli. La vita media di ogni capello va dai 3 ai 7 anni, infatti prima di cadere i capelli possono essere tagliati, colorati e acconciati un bel po' di volte per poi cadere da soli. Il naso. Il nostro naso può memorizzare 50.000 odori differenti, molti dei quali associati ad un'esperienza o ad un ricordo. La saliva. Durante tutta la vita si produce tanta saliva da riempire due piscine. Il cerume. La produzione di cerume è indispensabile per la salute dell'orecchio, anche se molte persone pensano che il cerume sia disgustoso. Le papille gustative. A partire dai 60 anni, la maggior parte delle persone perde quasi la metà delle papille gustative. La lingua. Ogni lingua ha un'impronta unica al mondo, quindi se siete intenzionati a fare una rapina, state attenti a non lasciare impronte di lingua o potrebbero risalire a voi in breve tempo. I nostri muscoli. Per fare un passo servono 200 muscoli, è un duro lavoro considerando che ognuno di noi compie in media circa 10.000 passi al giorno. La ghiandola di Meibomio. Quando vi svegliate la mattina vi capita di grattarvi gli occhi per togliervi via delle specie di caccole? Beh, quelle sono prodotte da questa ghiandola che li deposita nei doti escretori mantenendo il corretto livello di idratazione della cornea. I vasi sanguigni.
Si stima che il corpo umano abbia più di 96.000 km di vasi sanguigni, perciò se ci pensi, i vasi sanguigni potrebbero tranquillamente fare due volte il giro del mondo. Il cuore. Si sa che il cuore maschile e quello femminile lavorano in modo differente, ma non si sapeva fino a poco fa che il cuore delle donne batte più velocemente di quello maschile. I tendini della mano. È risaputo che il 15% delle persone non possiede un tendine. Per verificare se anche a voi manca, basta fare una cosa semplicissima. Unite il pollice e il mignolo e cercate di piegare il polso all'indietro. L'85% delle persone nota due tendini che sporgono, ma in alcuni casi solo uno. E a voi? Fatemelo sapere nei commenti. Ed oggi un saluto speciale a Gabri e Andri. Siete i migliori. Ed ecco ragazzi, queste erano 25 cose che non sai sul tuo corpo. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace ed iscrivetevi, condividetelo con i vostri amici e se avete ancora tempo passate a vedere qualche altro mio video.